Eccoci, siamo tornati. Ma ragazzi, oggi più contenuti. Oggi ce ne sono tanti, oggi ce ne sono tanti perché il giorno dopo fa sempre più male, il giorno dopo bisogna sempre cercare un attimino di tirarsi sul morale, di compattarsi e di farci forza a vicenda. È già uscito, tra l'altro, il video delle pagelle questa mattina, è andato divinamente bene pure quello. Anche di questo vi devo ringraziare. Non ho dormito veramente poco. Sono andato a letto questa sera intorno alle 3:30 e intorno alle 9 ero già sveglio, quindi veramente ho fatto un ciclo di sonno vergognoso, credo che si veda anche dalle mie occhiaie, ma questa mattina dovevo cercare di raccogliere altri pensieri, preparare un video che volevo portarvi, che è questo qua, quindi mi sono scritto due o tre cose e voglio raccontarvele insieme a voi. Beh, ovviamente vi invito a lasciare un commento, un mi piace, la vostra opinione qui sotto nei commenti e iscrivervi al canale perché vedo che comunque tanti guardano i video ma senza essere iscritti. Non costa niente, è gratis. E anzi, in questi momenti difficili siamo anche un supporto, una terapia a vicenda perché ce n'è bisogno. E voglio iniziare con una domanda, ma può essere che questa sia sportivamente la stagione peggiore per un tifoso della Juventus? Ovviamente lascerei fuori quell'estate della retrocessione in Serie B, però cerchiamo di fare mente locale. Noi quest'anno usciamo dalla Champions ai gironi con 3 punti, peggior risultato europeo della storia della Juve. Usciamo dalla lotta allo scudetto praticamente subito. Non raggiungiamo la finale di Coppa Italia, ci mandiamo l'Inter. Non siamo qualificati per la Supercoppa italiana perché l'anno scorso abbiamo fatto 0 titoli perdendo 2 finali, sempre dall'Inter. Siamo l'unica italiana a uscire dalla Champions. Napoli, Milan e Inter vanno avanti e si portano addirittura alle semifinali, dove Milan e Inter, almeno alle semifinali, dove poi l'Inter va in finale. La Roma dall'altra parte, dopo aver vinto un titolo europeo l'anno scorso e dopo aver ingaggiato Dybala a parametro zero, arriva a giocarsi un'altra finale europea, la stessa che avremmo dovuto giocare noi e che non siamo riusciti a giocare da retrocessi dalla Champions League perché siamo stati eliminati dal Siviglia. In Conference League c'è un'altra italiana in finale, la Fiorentina, quindi abbiamo 3 italiane in finale nelle competizioni UEFA in questo momento. Noi ne abbiamo giocate 2 di queste competizioni senza nemmeno mai raggiungere la finale di una di queste due. La Conference è l'unica che non abbiamo giocato, quindi lì in finale non ci potevamo andare. Le altre due abbiamo giocate e non ci siamo arrivati. Come se non bastasse, dentro alla stagione c'è stata una penalizzazione forte che ha fatto saltare la dirigenza, il CDA, che ha tolto certezze per il presente e per il futuro. E tra 3 giorni avremo un nuovo esito di penalizzazione in campionato e, non capire, e capiremo finalmente per cosa stiamo effettivamente giocando, quali sono gli obiettivi da raggiungere. Quindi, se io metto tutte queste cose insieme, guardo gli altri e hanno raggiunto degli obiettivi. Con difficoltà, la Roma l'ha raggiunti con difficoltà, l'Inter l'ha raggiunti con difficoltà, la Fiorentina stessa l'ha raggiunti con difficoltà e Italiano, che è un allenatore secondo me bravissimo, non è la prima volta che lo dico, con la Fiorentina è arrivato a giocarsi 2 finali a maggio con la Fiorentina. Forse sì, forse è la stagione più dura da quando seguo il calcio da tifoso della Juventus, perché se metto insieme tutte queste cose io vedo poche gioie per noi, tante gioie per gli altri e per forza di cose, perché credo di vivere il tifo in maniera sana e rispettosa, beh, mi fa star male, perché ovviamente ci deve essere una sana rivalità e una sana invidia nei confronti degli altri che comunque, nonostante le difficoltà, riescono a completare dei percorsi. Dispiace tanto. E la cosa che mi fa più male, ma lo dicevo anche nei video delle pagelle stamattina, è l'impressione di non riuscire più a far paura a nessuno. Che qualsiasi squadra possa venire all'Allianz Stadium, possa aspettare la Juve in casa sua e rendersi conto che può fare la partita, può fare il risultato, può farci male, può non subire gol, può farci gol. Questa è la cosa che mi fa davvero più male, perché la Juventus non può essere una roba del genere. Se la Juventus diventa la squadra normale, che tutti si mettono in testa di poter battere, contro cui tutti si mettono in testa di poter fare risultato, allora non è la Juventus. Allora non è la Juventus. Questa è la cosa che mi fa più male di tutte, in assoluto. Più di guardare anche quegli altri che magari vanno avanti e noi invece abbiamo le ultime 3 partite di una stagione non anonima, terrificante, deludente. L'anno scorso, arrivati alla fine dell'anno, vi dicevo, ragazzi,
gli han dire chi è peggio tra Allegri e Pirlo le ultime due stagioni? Per me le stagioni sono la stessa cosa, perché c'è un campionato nel quale non entri in competizione, una Champions League nel quale esci agli ottavi, esattamente la stagione di Pirlo e la prima dell'Allegri bis. Poi ci sono due finali di Coppa, da una parte le vinci, da una parte le perdi, però quelle sono una partita secca, secondo me. Non si può basare tutto su quella roba lì. È vero che Pirlo si porta a casa due trofei e Allegri no, però le stagioni sono state, secondo me, ugualmente deludenti. Se aggiungiamo quest'altra stagione di Allegri, beh, c'è sicuramente da aggiungere un pezzo e da rivedere quella disamina, perché è vero che, ripeto, sono state stagioni negative tutte e due, però almeno qualcosina Pirlo dal punto di vista del campo l'aveva mostrata. Qualche idea interessante, sì. E dopo due anni invece con l'allenatore sulla panchina bianconera, il ritorno di Massimiliano Allegri, io sul campo ho visto davvero poco e niente. L'anno scorso un minimo accenno di salita alla Volpiana, quest'anno un minimo accenno di ritmi alti e qualche sfumatura di pressing qua e là, ma soprattutto e solo nei mesi in cui le gambe giravano bene, quindi intorno a febbraio. Quello è stato un po' tra dicembre e febbraio, con anche il mondiale di mezzo. Quello è stato, secondo me, il momento migliore della Juve di Allegri. Però tatticamente poco, se non pochissimo. E questo mi dispiace tanto. Perché poi bisogna anche dare uno sguardo al futuro, no? Perché se per Pirlo, ripeto, secondo me era giustissimo l'esonero, in quel momento Pirlo non era adeguato, non era pronto per gestire una squadra come la Juventus, serviva un allenatore più ferrato, più pronto, più adatto, semplicemente. Però almeno Pirlo qualche cosina per il futuro te l'aveva lasciato, anche se lo spogliatoio comunque sembrava quasi distrutto, perché poi il finale di stagione di Pirlo, se togliendo le ultime davvero due o tre partite, tra cui la finale di Coppa con l'Atalanta, è stato brutto, si era proprio visto lo spogliatoio sgretolarsi. Però qualcosina dal punto di vista della valorizzazione te l'aveva lasciata. Morata che ha segnato una ventina di gol, Federico Chiesa che sembrava imprendibile, lo stesso Cuadrado che sembrava una scheggia impazzita, Rabiot che comunque aveva fatto una buona stagione, Danilo che era stato valorizzato rispetto al primo anno in cui era abbastanza anonimo. Cioè, di cose importanti, interessanti, secondo me, le ha mostrate Pirlo. Era giusto salutarlo comunque, però qualcosa c'era. Io oggi guardo i due anni di Allegri, ragazzi, io vedo problemi e uno stesso copione, con dei momenti in cui magari si è raggiunto un picco più alto, e secondo me è giusto anche riconoscerlo, ma perché atleticamente le gambe giravano in maniera diversa. E allora non può essere quella la Juve. Vorrei soffermarmi un attimo sulle parole di Allegri post eliminazione, veramente un minutino di clip, sentiamole insieme. Qualcos'altro che magari può anche durare negli anni, insomma, che non sia risolvibile in tempi brevi. Io credo che nel calcio risolvibile in tempi brevi sia molto difficile. Quest'anno abbiamo fatto tutto il possibile, ci sono, ripeto, è stata una stagione, ieri ho detto folcloriste, chiamiamola anomala, però noi intanto bisogna smaltire la delusione e cercare di arrivare secondo in campionato per migliorare la classifica dell'anno scorso, e questo sarebbe già un bel risultato. Quindi bisogna continuare a lavorare, essendo in questo momento qui, quando ci sono queste sconfitte, cosa succede? Che magari uno si fa prendere dalla fretta, dall'ansia. Invece bisogna rimanere lucidi, perché chi pensava che la Juventus fosse pronta, visto le vicissitudini di tutto l'anno, per vincere, ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Quindi sicuramente la squadra, con i giovani che ha, con quelli che hanno meno esperienza internazionale, questa batosta di stasera di delusione li farà riflettere. L'anno prossimo, quando giocheranno una partita del genere, magari certi episodi verranno a nostro favore, ma è normale, cioè non c'è colpa di nessuno. Allora, questo è solo un passaggino di quella che è l'intervista di Allegri post partita. Tra l'altro, io voglio arrivare a parlare di questa cosa qua. L'ho accennato un po' nelle pagelle, ma voglio parlarne adesso un po' meglio, perché il passaggio sui giovani, secondo me, è brutto. Così come il passaggio sul ci vuole tempo, ci vuole calma. Ragazzi, le parole di Szczęsny a Sky sono state più dirette, e anche le parole di Danilo. Cioè, a me sembra che le parole di Szczęsny e Danilo vadano completamente in antitesi con quelle dell'allenatore. Cioè, qua ci sono proprio dei gap comunicativi differenti. I giocatori che vanno in una direzione e l'allenatore che va nell'altra. Szczęsny dice: siamo la Juve
una stagione senza trofei alla Juventus è una stagione senza trofei alla Juventus, perché qui si lotta per vincere. Danilo dice: sì, va bene i giovani, però abbiamo sbagliato noi giocatori di esperienza, siamo noi che abbiamo peccato, i giovani sono il nostro futuro, va lasciati stare. L'allenatore invece mi parla di tempo, che ci vuole tempo per tornare a vincere, e mi tira in ballo la penalizzazione in una competizione dove la penalizzazione non c'è, così come non c'era nella Coppa Italia. Io posso capire che in Serie A tu vai in campo, non sai per che cosa giochi, ma qui no. E non dimentichiamoci mai che qui ci arriviamo prima della penalizzazione, perché la Juventus non dovrebbe essere in Europa League, non doveva essere eliminata dal Siviglia in Europa League, non era questo il piano iniziale, arrivare in finale di Europa League, quando in estate buttiamo giù i nomi, prendiamo carta e penna, prendiamo questo, quello, quell'altro, costruiamo la squadra, mettiamo giù gli obiettivi, la Juventus deve arrivare in finale di Europa League, non era quello l'obiettivo, perché tu ti sei qualificato alla Champions League, e dalla Champions League viene eliminato senza penalizzazione, perché non c'era ancora, e comunque l'Europa League la giochi senza penalizzazione. Queste cose secondo me non... Anzi, a maggior ragione che c'è la penalizzazione, tu dovresti cercare di vincere una competizione dove non sei penalizzato e dove puoi tenere un vantaggio, quindi l'iscrizione alla prossima Champions, perché magari la penalizzazione te la toglierà sul campo di quello che hai raccolto in Italia. Io non vedo il motivo, sinceramente. Poi ci sono state difficoltà, ma certo che ci sono state difficoltà. Ma ragazzi, ma allora Sarri ha avuto un lockdown durante la stagione, Pirlo non ha fatto la preparazione, Allegri l'anno scorso gli hanno venduto Ronaldo, il primo Allegri nasce da una squadra che si stava già allenando, c'era già la preparazione in corso, Conte si dimette, cioè ogni anno ha delle difficoltà, ragazzi, eh. Cioè, non prendiamoci in giro, non troviamo il pelo nell'uovo, ci saranno sempre difficoltà, e l'anno prossimo ci sarà, ve lo dico già adesso, l'anno prossimo ci saranno delle difficoltà. Perché? Perché vieni da un ridimensionamento, perché alcuni giocatori non rimarranno senza Europa, perché la squadra sarà più scarsa, sarà indebolita, ci saranno già le difficoltà l'anno prossimo, ci saranno già. Ma parlare dei ragazzi, allora, signori, il Junior non l'ho schierato titolare io, Gatti non l'ho schierato titolare io, Fagioli non l'ho schierato titolare io, Moise Kean non l'ho schierato titolare io. Cioè, se il problema è che questi ragazzi nelle partite decisive non hanno l'esperienza, ed è vero che non ha l'esperienza e quindi non sono pronti, allora, formazione giusta di sera era Szczęsny, Danilo, Rugani, Alessandro, Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik. Allora schieri questi. Perché non schieri questi? Se il problema è che alcuni giocatori non sono pronti, alcuni momenti della partita non sono in grado di coglierli, di capirli, le indicazioni che dai non vengono recepite, manca l'esperienza, allora perché li schieriamo? Cioè, io vorrei anche capire questa cosa, però arrivati a un certo punto, perché io non so quante interviste ho sentito di Allegri post partita, dove se si perdeva per un episodio si andava a dire questa roba qui. E poi anche il fatto di andare a ripescare l'episodio, io capisco, è il palo di Kean, è il pallonetto di Maria, è l'errore di Chiesa, è il colpo di testa di Bremer, è il colpo di testa di Gatti, è il tiro di Rabiot, io lo capisco, sono episodissimi, assolutamente. Come sono episodi le paratone di Tech, il fatto che loro battano 20 calci d'angolo, il fatto che noi dopo l'1-0 non abbiamo mai accennato alla volontà di chiudere, ammazzare quella partita e qualificarci per una finale, come abbiamo sempre solo difeso dietro la linea del pallone, come abbiamo fatto sempre solo dei cambi che cercavano, anche se sono attaccanti come Chiesa, di arginare la discesa degli avversari invece che di chiudere la partita, perché come dicevo nelle pagelle, se l'attaccante della Juventus come prima preoccupazione è quella di difendere invece che di segnare, allora ragazzi c'è qualcosa che non va, è stato fatto una sorta di lavaggio del cervello in senso buono, perché questa è la richiesta che viene fatta dall'allenatore. Io ragazzi, io vedo esattamente quello che chiede Allegri, alla squadra, una squadra compatta, una squadra che cerca di stare attenta, poi certo magari l'errore c'è, però il punto è questo qua. Adesso faccio un passo in avanti, perché era il punto che non volevo affrontare subito, ma è così. Se nel primo ciclo di Allegri, con questo atteggiamento, con questo schema che viene ricalcato anche oggi, abbiamo vinto, non significa che si tornerà a vincere ancora. Se una volta la difesa sotto pressione costante era composta da Barzagli, Bonucci, Chiellini come scheletro centrale, e tu potevi prendere 1000 pallonate, 1000 ne potevi prendere, che quel muro bene o male reggeva. Se oggi hai Danilo, Bremer e Gatti, o Alessandro, o Rugani, o il Bonucci di oggi, che non sono più quelli, e nessuno sta dicendo che questi siano più forti di quelli di ieri, ma se dopo 2 anni non abbiamo ancora capito che andando avanti con questa cosa qui, con questo atteggiamento, questo modo di giocare, poi alla fine è molto più probabile prendere il gol, allora c'è un problema.
E tra l'altro questa è una discussione che ho fatto con il buon Marco su Twitter, che saluto e ringrazio perché mi ha risposto a un tweet e mi ha stimolato ancora maggiormente nel ragionamento, ma questo è un esempio che ho portato già mille volte. Cioè, quello che è andato bene ieri, se oggi non va più bene e il primo anno te l'ha dimostrato, secondo me è anche un po' follia cercare di mostrarlo il secondo anno. Quindi, cioè, il punto è che cosa facciamo adesso? Se non ci sono quei giocatori lì, cioè se non hai il Barzagli e Brun Cecchinini in difesa, se non hai il Tevez, il Higuain, il Dybala o Ronaldo in attacco, se non hai il Pirlo, il Vidal, il Marchisio, il Khedira, il Pjanic a centrocampo, non le possiamo vincere le partite? Cioè, la domanda che vi faccio è questa. Dato che adesso bisognerà iniziare a pensare al futuro, e secondo me il futuro della Juventus con Massimiliano Allegri non ci può essere. Cioè, per me è necessario un cambio in panchina. E attenzione, non sono qui a dire che Allegri ha il 100% delle colpe, però, ragazzi, nel calcio, nello sport si può perdere, si può non competere, si può uscire, si può venire eliminati, si può fare tutto, cioè può essere tutto nel calcio. Però bisogna anche dare qualcosa in campo, bisogna che in campo ci sia qualcosa. E dato che abbiamo visto che lo schema, bene o male, lo scheletro delle squadre di Allegri nel primo ciclo e nell'ultimo ciclo è stato questo, e quindi una particolare attenzione alla fase difensiva, cercare di chiudere gli avversari, cercare di togliere linee di passaggio, cercare di chiudere gli spazi e poi, in qualche modo, grazie al talento dei giocatori migliori, riuscire a fare gol. Allora io mi chiedo, qual è la prospettiva di futuro con Massimiliano Allegri alla Juventus? Perché questa, attenzione, questa è la domanda più importante che dobbiamo porci oggi. Io credo che Allegri non rimarrà. E ve l'ho già detto mille volte, vi ho già spiegato mille volte. Perché e per come. Oggi sembra che sia confermato, facciamo passare queste tre partite e poi ci pensiamo. Però la domanda da farci è questa. Se Allegri ci ha dimostrato nel primo ciclo e in questo ciclo che il suo atteggiamento in campo è questo, ok? E l'anno prossimo magari rimarrà Allegri e magari non ci sarà possibilità di migliorare questa squadra che per quello che chiede Allegri va migliorata per forza di cose. Allora, perché dobbiamo tenere Allegri? Cioè, qual è la prospettiva? Cosa si sarà di diverso l'anno prossimo rispetto a quest'anno se con tutta probabilità addirittura la rosa sarà peggiore di quest'anno? Perché molto probabilmente sarà così. Allora, che senso ha andare avanti con l'allenatore che per primo ti sta dicendo in tutte le conferenze stampa, anche in questa, sì, però se ho determinati giocatori che mi fanno gli errori, allora io non posso. Che cosa guardiamo? Allora guardiamo gli episodi perché mi sbagliano loro. Che può essere benissimo un modo di intendere il calcio, è il suo modo di intendere il calcio, giusto o sbagliato, è il suo. Però se oggi la squadra non gli dà queste certezze e l'anno prossimo la squadra probabilmente non gli darà queste certezze, dove andiamo? Cioè, il punto focale è questo qui. Perché io sono convinto che se dai a Massimiliano Allegri in mano una squadra piena zeppa di campioni come può essere il PSG, mette i bastoni tra le ruote a tanti, ma anche in Europa. Io non vorrei mai affrontare il PSG allenato a Massimiliano Allegri. Mai! È l'ultima squadra sul globo terracqueo che vorrei affrontare il PSG allenato a Massimiliano Allegri. Perché se quelli lì si mettono lì arroccati dietro e riescono a non prendere gol, cosa che non sta riuscendo tra l'altro a Juve, dell'Allegri bis, perché i numeri della fase difensiva sono ignobili, ma se riesci a mettere a posto quella squadra lì perché ci sono i giocatori più forti dietro e perché quindi la qualità di quelli dietro diventa un problema e la qualità di quelli davanti è molto elevata, io il PSG di Massimiliano Allegri non lo vorrei mai affrontare, ma per l'amor del Signore. Ma questa Juventus è la squadra giusta per Massimiliano Allegri, sì o no? Per me no. Allora oggi, ma non lo sto dicendo io, ma lo sta dicendo l'allenatore. Io con questa squadra, con questi giocatori che hanno poca esperienza, e che cosa ci posso fare? Ripeto, tenendo fuori dall'equazione il discorso, secondo me, più giusto che fa Danilo. Sì, fa gli errori i giocatori con meno esperienza, ma noi veterani, Danilo, Cuadrado, Di Maria e tutta sta gente qui, abbiamo sbagliato, lo sappiamo, ci mettiamo la faccia perché dobbiamo metterci la faccia. Perché i giovani possono sbagliare, perché sono giovani, noi che siamo veterani no. Allora torniamo alla formazione di prima. Perché non fai quella? Ma perché? Perché semplicemente non è la migliore. Perché per avere la formazione migliore, determinati giocatori che avevo citato non erano in grado, in condizioni di giocare. E ce n'erano altri migliori, più freschi, più atletici, proprio perché sono giovani. E allora è vero che non possono avere quell'esperienza lì, però è vero anche che allora quelli più esperti non possono avere quella freschezza là. Cioè, un cane che si morde la coda e non vedo il motivo per andare a rimarcare questa cosa qui. Davvero, non me lo spiego. Non mi spiego perché...
Dopo sembra quasi che tu sia uscito perché Fagioli si fa male, perché Gatti non fa ancora gol, perché Ealing non te li salta tutti, non te la butta dentro, perché Kane prende il palo e perché Chiesa sbaglia quel passaggio là. Se poi vogliamo andare alla lettura dell'episodio, sì, però perché non guardiamo il macro? E cioè, perché questa Juventus, qualsiasi avversario che starà dall'altra parte, deve mettere la barricata? Cioè, deve preoccuparsi principalmente di non prenderlo. Perché non può il tifoso della Juventus avere la concezione che la Juventus farà gol, proverà a vincere la partita, cercherà di farlo. Questi sono i macro, secondo me. Queste sono le cose macro, non gli errori dentro la partita. Perché poi ogni partita, allora, ce ne sono 1 miliardo di errori. 2 miliardi forse di errori in ogni partita. Secondo me è questo. E se l'allenatore stesso inizia a mettere il dubbio, continua a mettere il dubbio, dicendo sì, però questi giocatori... Ma allora mi viene anche da dire... Ma non è che dentro la società che gli dicono no, vabbè, ok, però i giocatori questi qua me li fai giocare perché dobbiamo valorizzare, dobbiamo creare mercato e magari l'allenatore manco vorrebbe farli giocare, non lo so, cioè adesso le sto buttando tutte, eh? O non è che allora mettiamo in titolare, Gatti titolare, Fagioli titolare, così se perdiamo poi possiamo dire sì, però l'esperienza che ci manca, che guadagneremo l'anno prossimo, perché sembra poi volersi creare in casa un alibi e questa cosa non va bene, anzi mi è piaciuto decisamente di più. E ripeto, per me Pirlo andava esonerato perché in quel momento non era pronto per essere allenatore della Juventus. Però cazzo, le ultime partite che fa da allenatore della Juventus, dice: se non sono riuscito a tirar fuori il meglio da questi ragazzi, probabilmente la colpa è mia perché sono l'allenatore e mi assumo tutte le responsabilità. Ma ne esci da uomo di calcio, di campo, perché è sempre stato così e sempre sarà così nel calcio, perché se c'è una figura come l'allenatore, ed è una figura secondo me importantissima l'allenatore per il campo, per la squadra, che viene messa lì e spesso e volentieri pagata a fior fior di milioni, come nel caso di Massimiliano Allegri, allora quei soldi perché li prendi? Se tanto poi l'errore lo fa il calciatore e il gol e l'assist e la parata e la chiusura la fa il calciatore. Cioè, è questo che voglio capire io. Perché a volte Allegri sembra quasi, tra virgolette, buttar merda sul suo mondo, sulla sua figura. Perché è verissimo che in campo ci vanno i calciatori, è verissimo che la giocata... Io sono dell'idea che negli ultimi 20-25 metri ci debba essere molta libertà in campo. Che tu non possa andare a imprigionare un talento, un giocatore fantastico e fantasista, fantasioso, dentro un preconcetto, dentro uno schema costruito. Però... per farlo arrivare negli ultimi 20-25 metri ci vuole qualcosa di costruzione. In qualche modo poi lì la mano dell'allenatore ci deve essere, perché quel giocatore deve essere messo nella condizione migliore possibile per arrivare in quella posizione lì e liberare la sua fantasia. Non che tutte le volte dobbiamo aggrapparci a un calcio d'angolo, perché questo è, cioè, o l'errore dell'avversario o il calcio d'angolo, E questo mi fa arrabbiare. E torniamo al discorso iniziale. Non facciamo più paura a nessuno. Perché lo sappiamo noi che guardiamo le partite, ma lo sanno anche gli altri che studiano le partite della Juve. Cioè, secondo voi gli altri che studiano le partite della Juve che cosa dicono? Io voglio sapere, secondo voi, gli altri allenatori, non davanti alle telecamere, ma con i loro match analyst, guardano le partite e che cosa dicono della Juventus? Punti forti e punti deboli. Oh! Voglio sapere cosa dicono secondo voi. E dicono queste cose qui, Attenzione perché loro fanno gol sul calcio d'angolo e attenzione a non concedergli palle gol. Vabbè, ragazzi, io penso di aver detto bene o male tutto. Vi lascio un paio di clip della mia live reaction di ieri. E niente. Ci vediamo nel pomeriggio se ce ne sarà necessità. Un abbraccio. Forza Juventus. Dai Dušan! Dai Dušan! Ti prego! Dušan! Dušan! In un mare di merda Dušan Vlahović. E adesso andiamo a farne un altro. Grande Dudu. No. Susso che pareggia la partita per il Siviglia, colasso del numero 7, 1-1 ancora equilibrio. È stata impressionante questa di Susso, lo sappiamo che ha quel sinistro, se lo acchitta, se lo sistema, tira una bordata di interno collo, ma nasce tutto da un errore di Chiesa che fa perdere palla in uscita,
con palloni importanti in questo momento della gara. Ha voluto esserci, ha forzato, ieri lo ha detto. Non dovevi perdermi questa palla, Fede, cazzo. Per giocare questa partita. Grazie Wojciech, davvero grazie, grazie, grazie. Esplode il Sanchez Pizjuan, aveva bussato due volte la Juve, ma Siviglia ha colpito. È sempre così, no? Non voglio dire che ho mangiato col subito, perché non è proprio col mangiato, ma l'occasione c'è stata per Chiesa, prima per Vlahovic, e adesso c'è questo cross. Un giocatore forse con meno qualità di testa la va a impattare molto bene, però... Che delusione. Che Siviglia sa fare. Che delusione. Dal lato sinistro, per il taglio nella gara di andata, aveva fatto spesso il campo. Che delusione. Ragazzi, il punto è che certo che si può fare, è certo che ci può fare, c'è tutto un altro tempo supplementare, ma avete visto che cosa siamo? Avete visto che cosa siamo? Certo che si può fare, ma avete visto che cazzo di partita abbiamo approcciato? Come pensi, cioè, in cosa speri? Ma ragazzi, ma discorsetto motivazionale, ma uno che cazzo può dire adesso? Dopo 90 più 15, 105 minuti più recupero, 110 minuti giocati, in cui loro hanno dimostrato di essere meglio sotto ogni punto di vista, una squadra che un mese fa stava per retrocedere in Liga. Ma che cosa dobbiamo dire di motivazionale? Cosa dobbiamo dire di motivazionale? Cioè, è allucinante essere rassegnati al fatto che sai che non ci sono speranze. E l'unica speranza è che venga giù qualcuno dal cielo e faccia un miracolo. Perché dal punto di vista sportivo non c'è niente che ci possa salvare o aiutare. Dal punto di vista sportivo. Mancano 30 secondi alla fine del recupero. La palla del Siviglia. Tutti sventrano le loro sciarpe. La settima finale di Europa League. È lì vicino a altro giallo estratto dall'arbitro olandese, però potrebbe esserci un allungamento del recupero visto il cartellino giallo per Montiel. Sì, di testa in desiderio pressato da Danilo, la palla è per Szczęsny, c'è ancora forse un'opportunità per la Juve. Di testa Montiel, ma non bene, non riesce ad allargare Brenner, poteva essere una palla giocabile per Milik, finisce fuori, rimessa per la Juve, Paredes la tira su, fischia.